pendicoli ai nostri interlocutori. Se la discussione è questa, io ho la sensazione che il referendum sarà un'occasione per creare confusione e non far capire niente alla gente. Il referendum rimane sullo sfondo. Il ricorso alla Corte Costituzionale rimane sullo sfondo perché contestiamo l'insieme della manovra in relazione all'equilibrio dei poteri fra Stato e Regione. Punto. Questo rimane e non lo tocca. Dopodiché, nel dibattito che abbiamo fatto anche a livello nazionale, in tante parti d'Italia, ho cercato di spiegare che cos'è questa nostra battaglia. Che non è la battaglia per tenere la situazione così com'è, è una battaglia per modernizzare l'Italia, perché l'Italia così com'è affonda in una palude burocratica, ma è una battaglia per difendere l'unità d'Italia. Chiaro? Allora, abbiamo voluto con questa proposta al governo fare un'operazione verità e di semplificazione. Alcuni gruppi parlamentari, in modo particolare Forza Italia, alcuni colleghi presidenti di regione, Occhiuto, Calabria, eccetera, hanno sollevato rilievi critici nei confronti della legge Calderoli. Beh, questa nostra proposta al Parlamento italiano serve anche per fare un'operazione di chiarezza e di verità. Premesso che il centro-sinistra ha responsabilità gravissime rispetto al tema dell'autonomia differenziata. Oggi veniamo al dunque. La proposta è questa. Riduciamo l'interrogativo a due punti essenziali che i cittadini normali possono capire. Le stesse risorse sanitarie per ogni cittadino italiano, dal Piemonte alla Sicilia. Approviamo per legge questo principio. È d'accordo il Parlamento nazionale, sì o no? Quali sono i partiti che sono d'accordo e quali sono quelli che non sono d'accordo? È una cosa semplice. Volete dare le stesse risorse per la sanità pubblica, uguali ai cittadini italiani, dal Piemonte alla Sicilia, sì o no? Perché se dite sì, noi attuiamo un principio di coerenza e di equità nel Paese. Se dite di no, vuol dire che volete mantenere una situazione di privilegio che danneggia drammaticamente le regioni del Sud. Punto. È chiaro? Secondo, siccome le regioni del Nord stanno chiedendo di utilizzare il residuo fiscale, cioè la quantità di tributi nazionali che vengono espressi dai diversi territori, IVA, IRPEF, IRAP, ci sono regioni che hanno un residuo fiscale di 9 miliardi di euro. Chiedono di trattenere nella regione questo residuo fiscale e di utilizzarlo come vogliono. La seconda proposta che facciamo noi è di impedire per legge che ci siano contratti integrativi regionali. Perché se io pago un medico in Liguria, in Lombardia, in Veneto, in Emilia-Romagna, il triplo di quanto si possa fare in tutte le regioni del Sud, è chiaro che la sanità pubblica è morta. Punto. Siamo d'accordo su questo principio? Si deve dire sì o no in maniera tranquilla. Ma questo consente di fare chiarezza. Terzo punto, chiaro, non ci complichiamo la vita. Decidiamo per legge che per quanto riguarda la sanità pubblica ci debbano essere gli stessi dipendenti, medici, infermieri, amministrativi, ricercatori, ogni 1000 abitanti uguali per ogni regione. Siccome in questo momento abbiamo 10,2 medici ogni 1000 abitanti in Campania, 18,9 medici in Emilia-Romagna ogni 1000 abitanti, decidiamo per legge che, dandoci un tempo ragionevole, da 2 anni di transizione arriviamo alla fine ad avere le stesse risorse e lo stesso personale per tutte le regioni d'Italia. Siete d'accordo, sì o no? Punto. Questo è quello che cerchiamo di spiegare con questa legge ai nostri concittadini. Ed è una sfida per prendere decisioni rapide e per impedire che anche a livello nazionale si faccia il gioco delle 3 carte. Infine, poniamo il problema, ovviamente, dell'aggancio al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza. Se vi prendete i soldi del residuo fiscale, il fondo di perequazione previsto dall'articolo 119, come si finanzia? Questo è il motivo per cui, diciamo, approviamolo oggi, questo principio,
che prima di andare avanti dovete trovare le risorse per finanziare i LEP. Punto. Sono tre questioni semplici che non toccano il quesito alla Corte Costituzionale, ma che sfidano a un atteggiamento di chiarezza tutti quanti e che ci consentono di fare una battaglia oggi, perché il riparto del Fondo Sanitario Nazionale si fa oggi. Qualcuno ha detto, ma poi ci sono regioni che hanno popolazione più anziana. Abbiamo previsto un residuo dello 0,25% del Fondo Sanitario Nazionale per dare una mano alle regioni che dovessero avere particolari emergenze. Ma la cosa fondamentale è acquisire il principio che a ogni cittadino italiano si danno le stesse risorse per la sanità pubblica. C'è chi dice sì e chi dice no. E badate, questa posizione è trasversale. Riguarda tutti, quindi tutti saranno chiamati a fare un'operazione di verità. Questa è la sfida che lancia la Regione Campania. Non c'è niente di particolare, c'è chi è d'accordo e chi non è d'accordo. Chi vuole dare le stesse risorse dice sì e fa la battaglia parlamentare. Chi non è d'accordo si nasconde, dirà di no o farà finta di non capire. Ma avremo fatto un'operazione di chiarezza e soprattutto ci siamo fatti capire dai cittadini italiani anche in vista del referendum. Se no, la mia preoccupazione è che alla fine la gente non capirà un accidente di niente. Punto. Terminata la discussione generale, procediamo all'esame.